giovani della città di Napoli sono la nostra primavera, i nostri fiori, i nostri colori, con la loro vivacità, con la loro creatività, con la loro capacità di innovare i linguaggi, sono la vera risorsa, il petrolio di Napoli. Napoli, città dei giovani, lo è sempre stata e lo dovrà essere sempre. I giovani devono essere al centro, devono essere protagonisti delle azioni pubbliche e soprattutto diventare gli attori principali non soltanto di iniziative culturali, sociali, ma anche imprenditoriali. Il progetto Giovani on Life, che vince il premio di città italiana dei giovani, è un'occasione per renderli partecipi attivi in ambiti diversi, cultura e creatività, legalità e movida, lavoro e competenze, ambiente. In realtà i giovani potranno dare il loro contributo sia nella progettualità, che può essere anche per, diciamo, iniziative pubbliche, sia per avere occasioni di socialità e di aggregazione per rendere protagonisti i giovani anche nell'autoimprenditorialità, per sviluppare idee innovative e start-up che possano in qualche modo generare nuove opportunità di lavoro. Siamo molto contenti di aver potuto ottenere questo premio, che è un po' l'inizio di un lavoro portato avanti innanzitutto con la creazione del forum che ci apprestiamo appunto ad avere, visto che la nostra città non aveva mai avuto un forum dei giovani, e poi con tutta una serie di attività che vogliono valorizzare la nostra popolazione giovanile, visto che anagraficamente siamo anche la città più giovane d'Italia. Quindi vogliamo fare in modo che questo valore possa essere anche un'opportunità per i tanti giovani della nostra città, che ci possono essere per loro tutta una serie di iniziative, partendo dai luoghi fisici, dai centri giovanili, che devono essere ulteriormente valorizzati, ulteriormente vissuti dai nostri giovani, e poi anche appunto non solo fisicamente, ma utilizzando anche piattaforme online, che sono un po' un mondo frequentato dai giovani, quindi utilizzando il loro linguaggio. Vogliamo non solo attraverso il forum, come dicevo prima, ma attraverso anche degli young ambassador che nomineremo nelle varie municipalità, valorizzando anche le periferie, vogliamo fare in modo che appunto ci possano essere tante opportunità nella nostra città per tutti i giovani. Il riconoscimento da parte del Ministero è stato sicuramente un risultato importante, che ha premiato ovviamente la qualità del progetto, ma anche la città. È un segnale ulteriore dell'interesse della centralità su Napoli, della sua centralità, quindi siamo molto felici di questo riconoscimento. Adesso c'è da lavorare e da realizzare questo progetto che riguarda temi che ci sono particolarmente cari, temi della partecipazione giovanile, della sostenibilità, di una capacità di inclusione di quelle che sono le energie giovani nel rilancio e nella ripartenza di Napoli, che nei fatti si sta realizzando. Il tema della violenza giovanile non è un tema solamente di Napoli. Quello su cui noi possiamo lavorare sicuramente come amministrazione è sul rafforzare la nostra presenza con le agenzie educative, cosa che noi stiamo facendo con grande impegno insieme anche alla Curia e ad altre istituzioni che sono impegnate in questo, e poi rafforzare la parte associativa. Rappresenta un antidoto rispetto a una società più disgregata, che vede nei rapporti, diciamo, di prevaricazione invece una diversa forma di relazione. Quindi questo è chiaramente un tema che va affrontato, che noi stiamo affrontando e che richiede anche un impegno collettivo. Quindi questo non è solamente un argomento legato alle istituzioni, è anche legato alla società, alle famiglie, quindi a un malessere che purtroppo è all'interno delle nostre comunità.